Buonasera ragazzoni, come state carissimi? Spero stiate bene e siate pronti perché questa sera io vi porterò una storia, io credo la peggiore raccontata fino adesso, veramente la peggiore. Non lo conoscevo questo serial, scusate, questo serial. Me lo avete chiesto più di uno, sia qua in chat che sotto YouTube, eccetera. E quindi ho detto, ma chissà, me lo chiedono in così tanti, adesso vado a vedere. E ho detto, oh mio Dio, devo portarlo assolutamente. Quindi mi ci sono messa sotto e ho scandagliato il tutto. E vi giuro che... Tra l'altro non è neanche il primo che si chiama Matsunaga, perché se vi ricordate, sembra un nome, una garanzia. Era in Brasile, però la smembra marito si chiamava Matsunaga di cognome. Matsunaga anche questo, Matmal. Cioè, è veramente un cognome, una garanzia. Cioè, una roba... Comunque lui si chiamava Futoshi. Però cominciamo, immergiamoci in questo personaggio veramente assurdo. E... È talmente assurdo che fai il giro dall'altra parte e dici: no, vabbè, non può essere vero, cioè non può averlo fatto veramente. Ok, è lui e lei è l'altra protagonista di questo caso. Sono una coppia criminale, che come spesso succede, ovviamente c'è sempre una figura sottomessa rispetto all'altra. Comunque, questo caso è probabile che me l'abbiate segnalato perché avete visto un film. Può essere, c'è un film su Netflix che si chiama The Forest of Love, che è ispirato alla storia di Futoshi Matsunaga. Quindi, se volete vedere o se l'avete visto, c'è quel film lì. E per il resto non ho trovato documentari, non ho trovato chissà quante fonti. E c'è anche da dire che il caso non ha avuto molta risonanza perché, proprio perché è terribile. E voi sapete che i giapponesi tendono a voler un po' nascondere le loro vergogne, soprattutto nei confronti del resto del mondo. Per cui questa notizia è stata anche un po' tenuta, come dire, un po' battuta. E i giornali, il Japan Times stesso, insomma, nessun giornale ha mai rivelato i dettagli di questo caso, perché dicono che sono così atroci da poter sconvolgere il pensiero della gente, e quindi si sono rifiutati di riportare i dettagli. Io tutti quelli che ho trovato comunque ve li riporterò, ma ci sono determinate cose nelle quali non si scende nello specifico proprio perché le fonti non hanno voluto farlo. Siamo negli anni 90, tra il 90 e il 2000 praticamente, ma lui andrà avanti a fare delle cose per un bel po' di anni. Alla fine lasceranno dietro di sé ben 7 vittime accertate, perché poi è quasi sicuro che ce ne siano state delle altre. Breve interruzione pubblicitaria. Ciao personcione del crimine! Avete mai sognato di mettere le mani sui miei appunti con cui faccio le live? Ebbene, da oggi si può. Abbiamo creato un Patreon dove potrete acquistare anche i miei appunti e poi se volete supportare questo progetto io vi sono infinitamente grata. Ci sono vari livelli, ognuno dei quali avrete dei vantaggi esclusivi soltanto per voi. Sappiate che i posti sono limitati e io vi ringrazio sempre infinitamente. Supporto è tanto 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 bellissimo vedere che credete in questo progetto e mi aiutate a crescere ogni giorno di più. Vi assicuro che ne varrà la pena, ho in mente tanti nuovi format e il vostro supporto è sempre fondamentale. Grazie a tutti voi, un bacione. Ah, comunque lui è ancora vivo. Nonostante sia condannato a morte, io non sapevo che ci fosse la condanna a morte in Giappone, ma soprattutto non sapevo che fosse per impiccagione. Cioè, io pensavo che fosse come nel resto del mondo, non so, iniezione letale o no, impiccagione, regà. Cioè,
cioè, ciao 500, nel senso veramente assurda sta cosa. E ho detto, sarà una fake news. Sono andata a guardare in tutte le fonti, ribadisce che lui è condannato a morte per impiccagione. Quindi, ciao 600, sì, ciao, siamo aumentati 100 anni, però sì. Ed è assurdo. In Giappone non ti dicono la data della... Esatto, infatti lui sta ancora aspettando di essere ucciso, è in carcere e sta ancora aspettando, quindi è ancora vivo. Mi raccomando, un piccolo alert: uno, il secchio, tenete il secchio vicino, e due, non vi affezionate troppo ai personaggi, perché muoiono tutti malissimo, cioè proprio... Game of Thrones ma con la cacca, esatto, Game of Thrones con la cacca, cioè proprio... Ma male, male, quindi ve lo dico che dureranno poco. Sì, alcuni durano anche più di altri, però. Va bene, allora, lui si chiama, lui qua, Futoshi Matsunaga. Si chiama Futoshi Matsunaga e nasce il 28 aprile del 1961. Quindi ha tipo l'età dei miei genitori, più o meno, è quella generazione lì. E lui nasce a Kokura Kitaku, nella prefettura giapponese di Fukuoka, ma è cresciuto nella città di Yanagawa. Raga, lo ripeto tutto. Allora, è nato a Kokura Kikatu, nella prefettura giapponese di Fukuoka, ma è cresciuto nella città di Yanagawa. Ce l'ho fatta, yeah! Comunque lui ovviamente è figlio di ricchi, insomma sono ricchi i suoi genitori, sono molto benestanti, non sappiamo cosa facevano di lavoro, comunque è una famiglia che guarda molto allo status, è una famiglia che tiene molto alle buone maniere, e ovviamente non si può dare adito di parlare male di quello che è il loro figlio, quindi vedremo che tante volte purtroppo l'influenza della sua famiglia, perché non erano solo ricchi, erano anche influenti, insomma le conoscenze che avevano, tutte le loro, i loro agganci, permetteranno al nostro Futoshi di farla franca assai troppe volte, quindi è proprio un figlio di papà, è proprio un viziato che però ha anche sulle spalle, come dire, una famiglia molto esigente, quindi lui in qualche modo, come sapete poi in Giappone succede molto spesso, deve dare soddisfazione ai genitori, deve dimostrare sempre di essere all'altezza delle aspettative. Lui è infatti uno dei più brillanti della sua classe, se non il più bravo, era proprio bravissimo a scuola, era intelligente, era creativo, ma soprattutto carismatico. Lui fin da ragazzino era uno che riusciva ad ammaliare e a manipolare anche i suoi coetanei, ma soprattutto le coetanee, perché lui era un Latin lover, ragazzi, cioè era un figo, piaceva a tutte. Tutte erano innamorate di lui, lui le seduceva tutte. Da quando ha scoperto di avere il pippo ha detto adesso lo devo assolutamente usare, e quindi lo ha usato, ne ha usato tantissimo, ha pisellato un sacco di donne e lui aveva veramente tanta gnocca dietro. Considerate un po' la sua figura, adesso in maniera un po' caratteriale, però consideratelo proprio come il figo della scuola. Pensa agli altri come erano, se questo è bello. No, infatti raga, lui comunque anche qui viene considerato un uomo bellissimo. Io non so gli standard giapponesi, magari sono diversi dai nostri. I giapponesi che piacciono a noi, chissà se piacciono anche alle giapponesi a questo punto, boh. Comunque lui anche da giovane, fidatevi, ho visto delle foto, non era tanto diverso da così. Non era il figo, non lo so, cui siamo abituati a considerare noi figo, però si vede che piaceva. O forse, mi viene anche da pensare, che forse più che piacere lui in quanto essere bello esteticamente, lui piaceva un po' per lo status, che noi sappiamo che all'epoca e soprattutto in Oriente magari era una cosa a cui guardavano molto di più, e al fascino che aveva, perché lui comunque era in grado di affascinare, di convincere, mentiva con la facilità con cui mangi una mentina, per l'appunto. Cos'è più bello dal vivo? Dice una bellezza in movimento, cioè quando è in foto non rende bene, boh, non lo so, secondo me era più un fascino legato al suo status
e alla sua personalità, perché era davvero molto, molto. Era così lui, quindi. Ma. Il fascino e il carisma fanno tanto, sì, effettivamente, però insomma, quello che ne è conseguito è che le ragazze, quando arrivava lui, si strappavano tutte le mutande, c'erano là, ah, mio Dio, è arrivato Futoshi! E quindi facevano a gara per ottenere la sua attenzione. E Futoshi, ovviamente, aveva sempre spazio per una nuova pupilla nel suo harem e se ne faceva 50.000 contemporaneamente. Il problema è che ogni tanto beccava anche delle tizie impegnate e insomma ogni tanto beccava delle tipe un po' fidanzate e diciamo che i fidanzati di queste tipe non la prendevano proprio così simpaticamente e quindi le andavano e lo corcavano e lui rispondeva. Quindi tante volte è stato segnalato alle forze dell'ordine perché appunto si buttava in mezzo a delle risse, cioè succedevano delle risse quando c'era lui e 9 su 10 i motivi erano delle ragazze che lui aveva soffiato a qualcuno. Qualcun altro. E poi vabbè, c'erano le classiche invidie, insomma, lui finiva sempre un po' in mezzo ai guai ed era abbastanza turbolento come ragazzo, anche da adolescente, per cui ha anche un passato abbastanza, come dire, era noto alle forze dell'ordine, anche se, come sempre succederà in questa storia, ci verrà veramente il trigger, anche se Papi ha sempre sganciato perché chiudessero un occhio, quindi hanno sempre chiuso un occhio. Era quasi a livello della Yakuza. Sai che è una cosa che mi sono chiesta, cioè siccome non abbiamo informazioni su questa famiglia ed essendo che questa famiglia è ancora in vita e tutto il resto, cioè magari non si sono droppate tante informazioni sui suoi genitori proprio per, boh, forse c'erano cose. O forse semplicemente non ci sono fonti e va bene così. Comunque, lui a un certo punto, insomma, già dava problemi disciplinari a scuola per le risse perché era un po' scalmanato, perché rompeva cose, rompeva palle, rompeva nasi, rompeva vagine. Però, a parte ciò, fu anche espulso dal liceo perché a 17 anni aveva intrapreso una relazione con una ragazzina delle medie, quindi verosimilmente di 11, 12, massimo 13 anni. Bene, Futoshi, potevi avere tutto il mondo intorno a te, cioè tutte le tue coetanee che ti volevano tantissimo. No, lui voleva la bambina. Cioè, veramente assurdo. E infatti è stato bannato dalla scuola perché, nonostante lui andasse bene e avesse tutti i buoni voti, hanno deciso di mandarlo in un'altra scuola perché questa cosa era intollerabile. E dico bravi, bravi, perché non è sempre una cosa che succede nelle scuole. Io ho visto, mi dispiace dirlo, ma ho visto delle relazioni di un 17enne con una ragazzina delle medie, che era alle medie quando c'ero io, e nessuno è intervenuto, nessuno ha fatto niente, quindi almeno hanno fatto qualcosa. Comunque, a 17, scusate, a 19 anni, a forza di pisellare a destra e a manca, ha fatto il patatrac, cioè ha messo incinta una ragazza. E quindi, come ovvio che sia, se metti incinta la ragazza, ovviamente te la devi sposare. Quindi lui si sposa e ha questo figlio con lei. Ma secondo voi Futoshi, che si crede il dio del Sesso, il dio Priapo, no? Il dio con il pisello d'oro, secondo voi a 19 anni potrà mai fermare la sua virilità prorompente e smettere di pisellare tutte? Ma va là, cioè, ma va là, assolutamente no, anche perché lui è uno che non può essere fermato, è uno che cerca sempre delle forti emozioni, è uno che vuole cambiare, è uno che vuole sperimentare e poi lui si sente potente perché ha questa capacità di far fare alle persone ciò che vuole, di convincerle di ciò che vuole. Quindi questo pensiero, questo potere non può essere sprecato. E quindi lui ovviamente continua ad avere delle amanti. E si dice che lui avesse, mentre era sposato col figlio, avesse altre 10 amanti. 10. Allora, io ho bisogno di sapere come si organizzava quest'uomo nella vita, perché, cioè, o era bravissimo, incastrava tutti gli appuntamenti, tutte le cose, si organizzava in una maniera perfetta,
Però lui lavorava anche, perché dopo vedrete che troverà anche un lavoro, cioè, 10 amanti. Come fa? 10 ragazze per me possono bastare. Sì, esatto, a parte quella. Non c'era l'internet? Ah sì, non c'era l'internet, no, infatti sì, si annoiava e giustamente lui ogni volta usciva con una tipa diversa o pisellava una tipa diversa. Questo ha collezionato malattie venere, non che io sappia, però comunque ce ne aveva tante. Lui si è divertito nella vita, era sempre alla ricerca di nuove emozioni. Benissimo, l'altra protagonista di questo caso si chiama Junko Ogata. Junko Ogata. Perfetto, l'altra protagonista di questo caso appunto è Junko Ogata. Junko Ogata è nata il 25 febbraio del 1962, quindi si passano un anno loro due. Nasce a Kurume nella prefettura di Fukuoka. E lei, anche lei, è figlia di una famiglia benestante, ben pensante, insomma di buona famiglia. E tra l'altro è sempre stata considerata una ragazza molto da bene, una ragazza dolce, la classica ragazza da ruolo di genere in Giappone. Quindi, raga, esattamente come ve la aspettate, un po' molto donna domestica, no? Sottomessa, con lo sguardo basso. Il sorrisino, eccetera. Quindi lei era così. Tant'è che è stata considerata così dolce, così premurosa, che addirittura dopo gli studi ha lavorato anche come maestra in una scuola materna e quindi tutti lì la amavano perché era bravissima. Per cui, insomma, questa è una cosa notevole, considerato poi quello che succederà dopo. Comunque, Junko, quando Futoshi andava a scuola, che era il figo, eccetera, Junko era una sua compagna di scuola, ovviamente avendo un anno in meno, non era in classe con lui, però faceva parte, diciamo, della schiera di ragazzine strappamutande che quando vedevano arrivare Futoshi erano tipo: "Ah! No!" E quindi erano tipo, lei era una di quelle che si strappavano le mutande, una molto 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 simpatizzante, diciamo, simpatizzante nei confronti di Futoshi. Anzi, diciamo che c'era entrata proprio in fissa con Futoshi, era quasi un'ossessione per lei e per molti anni ha cercato di ottenere la sua attenzione, ci ha provato con lui tantissimo ai tempi della scuola, ma insomma, le era sempre andata male perché c'erano delle ragazze molto più provocanti, molto più sfacciate rispetto a lei, che invece aveva avuto un'educazione tutta compostina, che chiaramente le portavano sempre via il pisello di Futoshi. Quindi lei ha vissuto questa frustrazione per tutto il tempo della scuola, ma riuscirà a convincerlo. Adesso vedremo anche come. Pare la trama di un anime. Ma vedete che loro comunque i rapporti li vivono in una maniera molto strana. In Giappone almeno mi hanno raccontato che hanno un modo di relazionarsi, soprattutto uomo-donna, completamente diverso dal nostro. E quindi anche qui, quando vediamo che Futoshi tranquillamente tradisce la moglie, non è che lo facesse di nascosto, non è che avesse queste 10 amanti che teneva nascoste alla moglie di nascosto. No, no, lui era molto sereno nel tradire la moglie. Anche perché mi hanno confermato che purtroppo in Giappone è quasi un contratto, cioè il matrimonio diventa quasi un contratto, cioè lo dobbiamo fare, quindi lo facciamo, però ognuno si fa la propria vita. A volte succede così. E quindi è possibile che sia successo anche in questo caso. Odiano il contatto fisico. Beh, a Futoshi piaceva, secondo me a lui non lo odiava tanto il contatto fisico. Detta così, poi. Allora, quindi lei, abbiamo visto questa grande frustrazione perché voleva assolutamente Futoshi, lei lo desiderava tantissimo da anni ed era davvero disposta a tutto per entrare nelle grazie di Futoshi. Questa cosa tenetela ben presente, perché quando tu idealizzi così tanto una persona, quando vai nella crush totalizzante e entri in ossessione con una persona, le dai anche dei simboli, dai un potere su di te quasi magico a un certo punto. E quindi lei lo aveva idealizzato Futoshi tantissimo e nel momento in cui riuscirà a interagire con lui, lei
lei farà sempre qualunque cosa sia in suo potere per accontentare il suo dio Futoshi, no? E vedremo che Futoshi ovviamente non si risparmia dal farle fare tutto quello che è disposta a fare. Junko chiaramente, quando viene a sapere che lui è sposato e c'ha anche un figlio, secondo voi rinuncia a conquistare il pisello di Futoshi? Rinuncia, perché lo sappiamo, no? So che la chat arriva dopo un po', quindi io intanto vi aspetto così sorseggiando. No, no, mai. Bravi, bravi, anche perché lo sapete che il momento migliore in cui colpire un uomo è appena si è sposato o ha avuto un figlio. È il momento migliore perché sono in crisi, perché non sanno cosa fare della loro vita, perché hanno paura di quello che stanno facendo, di quello che hanno appena fatto, e lì vai e pa! E infatti Junko ha fatto così. Sto scherzando. Così si scherza, raga, non ci si prova con gli uomini impegnati, non si fa, soprattutto quando sono impegnati da tanti anni, vero Buga? Comunque andiamo avanti. Allora, praticamente riescono a conoscersi. Finalmente riescono a conoscersi in senso biblico. Ovvero, secondo voi questi due come riescono a entrare in contatto l'uno con l'altro finalmente? Come riescono a parlare? In quale occasione riescono a parlare? Durante un'orgia. Durante un'orgia. Oh, ma come hai conosciuto il tuo ragazzo? Ma stavo facendo un'orgione, eravamo là in mezzo, ci siamo innamorati mentre scopavamo con tutti. Figata, bello. Infatti nell'ottobre dell'82 viene celebrato il matrimonio di amici in comune, probabilmente amici di scuola, tra i due, e ci sono tutti e due a questo matrimonio. A un certo punto, io non so raga come funzionano i matrimoni in Giappone, raga, non... forse bisogna partecipare ogni tanto. Andiamo a un matrimonio in Giappone, come raduno, perché a un certo punto viene organizzata un'orgia che fa parte ovviamente del matrimonio, no? E quindi immagino anche gli sposi là in mezzo, come dici, sono gli sposi che sono gli apripista, che sono i primi a cominciare a ballare. Chi lo sa, in Italia funziona così, là cominciano gli sposi e poi tutti gli altri si ammonticchiano sopra e via. Che bello! E quindi, insomma, a quest'orgia partecipa sia Futoshi che Junko, che vi ricordo che era sempre una ragazzina timida, gentile, carina, a modo, molto sottomissina, molto... che però, ovviamente, carpisce la carpa al volo e dice: devo dare il meglio di me. E adesso io lo devo conquistare con the power of vagina. E lo fa, perché lei praticamente è bravissima in quest'orgia, cioè lo prende in una maniera incredibile, gli fa girare le traveggole a lui, non vede più niente, non capisce più niente, vede solo Junko e la sua vagina, così, e dice: oh, questa deve essere la donna della mia vita, la complice di tutti i miei omicidi. E quindi si innamora, Futoshi si innamora, e ovviamente non è che si innamora in maniera, adesso non vi aspettate anche la fedeltà, adesso non esageriamo, però ecco, Junko è sicuramente l'unica donna che lui si tiene accanto per il resto della sua vita, è una dalla quale non vuole assolutamente separarsi, c'è un legame tra di loro, lui è sicuramente legato a lei, per quanto possa essere capace di amare questo essere, però ok, anche perché poi vedremo che cosa combina. Comunque lei è stata bravissima, si è fatta notare durante quest'orgia e lui ha perso la testa, quindi perfetto. E praticamente diventano quasi una coppia fissa, nel senso che lui continua a pisellare destra manca, però lei è la sua ragazza, diciamo. Futoshi, noi sappiamo Futoshi Matsunaga, è un uomo molto sicuro di sé, tra l'altro oltre a essere sicuro delle sue capacità, del suo ego immenso, della sua parlantina, perché poi era uno che, come abbiamo visto anche un po' The Serpent, era uno che riusciva a convincere tutti di quello che pensava, perché ti rigirava la frittata un po' come voleva lui, ogni tanto finiva in qualche scandalo, perché effettivamente scandalo sessuale, perché tra le minorenni e gli orgioni ai matrimoni e lui che si fa tutta la città, insomma, le voci cominciano a girare, però Papino ogni volta mette a tacere tutti
tutti con i big money, cioè ha questa proprio abitudine il padre di come inseguire i guai fatti dal figlio e coprirne sempre la diffusione pagando i testimoni, diciamo in questo modo. Bene, tra l'altro, grazie sempre al suo status, allo stato della famiglia, perché lui non è che fosse chissà quanto impegnato nel trovarsi un lavoro o che, comunque sempre grazie agli agganci della famiglia, nel 1983 lui riesce a rilevare una società che fabbricava un determinato prodotto che adesso vi dovete indovinare, perché lui si chiama Futoshi. No raga, lui si chiama Futoshi e fabbricava Futon. Bravi, 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 ci avete preso subito, grandi, grandi, sì, Futoshi fabbricava il futon, ma che cosa incredibile. Io che dicevo no, anche perché io inizialmente, siccome non me lo ricordavo sto nome, nella mia testa era futon, dai adesso vado a studiare futon, vado a fare futon, e invece era Futoshi, e quindi ho visto che vendeva, che fabbricava i futon, e tipo, oh mio Dio! Comunque questa società si chiamava World Mondo e fabbricava i futon. Va bene. No, i ceneri per i cimiteri, no, sarebbe stato bello, ma no. È Omega Lul, veramente, veramente. Ma che lavoro è? Cioè, aveva un'azienda che fabbricava questi futon. Non credo che lui lavorasse più di tanto, però faceva l'imprenditore, dai. Ok. Anche perché aveva troppe amanti da ripassarsi in continuazione. Comunque, lui dentro questa azienda in realtà ogni tanto ci andava. E quando ci andava era un inferno, perché si comportava veramente male, in maniera disumana con i suoi dipendenti, e quando commettevano qualche errore o facevano un lavoro che a lui non piaceva perché non era fatto come diceva lui, li torturava, cioè non solo li insultava ovviamente in continuazione, li trattava come degli schiavi, come delle cacche umane, ma li torturava con un teaser. Cioè gli dava delle scosse elettriche con il teaser. Cioè, aiuto, sindacato, aiuto. Però a quanto pare queste cose poi sono venute fuori col tempo. Quindi al momento si è permesso di continuare a comportarsi in questo modo assurdo e nessuno ha fatto niente. No, non è legale assolutamente. Si legge taser. Con un taser. Raga, lo sapete che a me le pronunce non mi escono bene, ormai lo sapete bene. Comunque, oltre a fare il mostro all'interno della sua azienda, e oltre a fare il mostro con sua moglie, che ovviamente era considerata anch'essa la stregua di una schiava, perché la trattava veramente malissimo, la picchiava, la puniva anche lei, ma poi non se la cagava di pezza, perché tutto il suo tempo libero lo passava insieme a Junko, cioè erano diventati praticamente codipendenti. È vero, lui c'aveva anche le altre amanti, però tutto il tempo in cui non stava con le altre amanti lo passava con Junko, ed erano diventati veramente molto molto appiccicosi, molto codipendenti, tanto che nel 1985 le chiese addirittura di sposarlo. Quindi, cioè, lui era già sposato con un figlio, però chiede anche a lei di sposarlo prima di separarsi da quell'altra, ovviamente, no? La madre di Junko, la mamma di lei, che insomma non era molto d'accordo con questa unione, perché la fama di Matsunaga, per quanto lui cercasse il papi, no? Cercasse di tacere, di far tacere chiunque insomma, parlava male del figlio o diceva i trascorsi del figlio, era comunque risaputa nella città, perlomeno. E quindi Shizumi, si chiama la mamma di Junko, non era per niente contenta di questo matrimonio, di questa unione, e si è più volte messa in mezzo al punto che alcune volte è arrivata a cacciare Futoshi da casa sua, cioè proprio degli
adesso ti alzi e te ne vai, perché si vede che si comportava male o dava delle risposte di merda, adesso non sappiamo esattamente perché, ma lo cacciava di casa. Tra l'altro minacciava anche di chiamare la polizia, perché lui ovviamente continuava a presentarsi a casa loro nonostante non fosse il benvenuto. Quindi lei a un certo punto ha sclerato e ha cominciato a minacciarlo di chiamare la polizia. E noi sappiamo come risolve i problemi Futoshi, no? Come li risolve? Con il cazzo. E quindi secondo me lui ha pensato: ah sì, non vuoi che io sposi tua figlia, pensi che io non sia un pisello meritevole, allora adesso ti pisello io. E infatti succederà una cosa terribile, perché nel febbraio dell'85 lui, per convincerla appunto del suo pisello, attende che Shizumi si addormenti. Vi ricordo che Shizumi è la mamma di Junko ed ha 58 anni, quindi c'è un po' di divario. Comunque, nel momento in cui lei si è addormentata sola in casa, lui si intrufola dentro casa, la lega e la violenta più volte. E pensate che questa sia la cosa peggiore? Ma niente, perché scopriremo che a Futoshi piace fare le cose in famiglia. Piace molto fare le cose in famiglia, soprattutto con la famiglia degli altri. E quindi che schifo. Ecco, esatto, che schifo. A questo punto, ovviamente, Futoshi pensa bene anche di minacciare Shizumi, che se avesse raccontato qualcosa alla polizia o avesse continuato a ostacolare la sua unione con Junko, avrebbe ucciso tutta la sua famiglia. Insomma, minaccia greve, ma noi sappiamo che è un uomo di parola, quindi raga, succederanno cose incredibili. Bene, a questo punto la mamma di Junko si confida con la figlia, quindi non rispetta il volere, degli ordini, diciamo, di Matsunaga, quindi dirà a sua figlia, racconterà di essere stata stuprata da lui. La figlia, pensate, che rimane talmente scossa da questa notizia, che tentò il suicidio ingerendo una forte dose di tranquillanti. Quindi c'è proprio l'allero! Abbiamo il super narcisista di sto grandissimo cazzo, che appunto si permette di fare il cazzo che vuole, perché tanto lui è il padrone del mondo, no? Che gli deve dire niente? Futoshi può fare come gli pare, lui il mondo lo tratta in generale come uno straccetto ai suoi piedi. E lei dall'altra parte ha le reazioni molto molto, diciamo, istrioniche, molto overreaction. Ovviamente, cioè, ovviamente è una tragedia scoprire che il tuo ragazzo ha stuprato tua madre, però non so come dire, mi sembra un po' drama, un po' molto, cioè, secondo me voleva fare l'atto per punire lui, cioè quelle dinamiche tossiche che rientrano nelle psicologie di queste coppie tossiche, per l'appunto, in cui tu non puoi sopportare quello che lui ha fatto, quindi lo devi punire perché non lo vuoi lasciare, perché lei, vedremo che in realtà non lo vorrà mai lasciare lui, qualunque cosa faccia lei non lo vuole lasciare, sempre per l'ossessione, l'idealizzazione che aveva di lui, e quindi faccio l'atto assurdo per portarti in qualche modo a renderti conto. Grazie Simone, grazie mille. Dico, faccio l'atto per portarti a renderti conto che hai fatto una cosa gravissima e che mi hai uccisa con questa cosa, mi hai praticamente uccisa. Quindi lei, facendo questo gesto, secondo me, avrebbe voluto le scuse di Futoshi. Cioè, altro che scuse poi, cioè ti dovevi inginocchiare per 30 anni. Ti sa di borderline? Sì. Sì, sì, la reazione è abbastanza così, però ovviamente non possiamo sapere. Io credo possa essere per vergogna. Guarda, l'avrei pensato anch'io, Vali, se non sapessi come continua questa storia, perché diciamo che Junko non è una che si vergogna più di tanto, considerato quello che succederà dopo. Visto il ragazzo, non credo l'abbia colpito il gesto.
In che senso? Lui? Ah, lui, beh, adesso, allora, c'è da dire una cosa. Lui nei confronti di Junko ha effettivamente una predilezione, cioè lui ci tiene a Junko, soprattutto ci tiene a non essere abbandonato da Junko, cioè vedete che comunque questi atti che fa estremi erano proprio per impedire una rottura tra loro due, cioè lui vedeva la madre di Junko come un nemico che li avrebbe separati, e quindi questo ci fa capire anche che nella sua mente perversa l'attaccamento a Junko era grande, cioè nella sua testa malata, andare a casa sua, prendere sua madre e punirla in questo modo per evitare che poi possa, come dire, in qualche modo impedire il matrimonio, è per lui un gesto d'amore, ok? Sembra assurdo, ma è un gesto. Infatti dopo vedremo che cosa dirà. Jasmine, grazie, grazie, grazie. Coppia dell'acido, beh, non proprio, però ci sono, c'è della tossicità parecchie. E Futoshi però alla fine riesce a dare una spiegazione e a consolare la povera Junko, no? Che lei aveva simulato questo... aveva simulato, vabbè, aveva tentato questo suicidio. Alla fine la riesce a consolare Futoshi, perché le spiega, appunto, che il suo gesto non era una cattiveria nei confronti di sua madre, no, no. Era un gesto, in realtà, per regalarle la libertà, perché i suoi genitori la stavano tenendo frenata, le stavano tarpando le ali, non volevano che lei esprimesse davvero se stessa e che fosse felice, non l'avrebbero mai lasciata libera, e quindi quello che lui ha fatto è stato un gesto di liberazione per lei, per renderla autonoma dalla sua famiglia, perché in realtà, come dire, la sua famiglia non le vuole bene, ma lui sì, e poi le ha anche detto: oh, ti sei accorta che in realtà ti tengono a casa solo per usarti, perché tu sei brava, fai le pulizie, tieni la casa in ordine, loro è per questo che ti vogliono a casa e non vogliono che vieni da me, perché dopo così non pulisci più casa loro, e quindi gliel'ho fatta pagare, così in questo modo non si mette più in mezzo a noi due. E chiaramente Junko dice: oh, allora hai fatto bene, ok Junko, a posto. E quindi Junko a questo punto fuggirà da casa sua, dove hanno sempre cercato, poverina, di tarparle le ali. A questo punto fugge con Matsunaga. E dove andranno a vivere, secondo voi? Matsunaga, con tutti i soldi che ha, non poteva prendere un'altra casa? No, lui torna a vivere con la moglie e il figlio e Junko. Quindi nell'harem, praticamente, con la sua famiglia. Vanno a vivere lì da marzo del 1985, quindi praticamente poche settimane dopo aver stuprato la sua madre. Junko t'ha posto veramente, Junko t'ha posto veramente, ma raga, dovete pensare che qui c'è della malattia sicuramente, ma lei era infissa con lui in una maniera incredibile, cioè era innamoratissima, ma non è neanche amore, quello è idolatria, quindi avrebbe fatto qualunque cosa per stare con lui, veramente qualunque. Ed è anche il motivo, secondo me, per cui ha tentato il suicidio, perché quello... è stato un momento di rottura in cui lei, nella sua testa, non avrebbe più potuto stare con lui perché lui aveva fatto una cosa atroce, ma non si aspettava altro che una motivazione, una spiegazione. È arrivata la motivazione e la spiegazione? Certo, non è credibile, ma lei ci vuole credere e quindi lei ci crede in quel momento. La moglie, raga, non diceva niente perché poverina... era continuamente vittima delle violenze del marito, perché Futoshi era molto violento con lei, la picchiava tantissimo e la trattava come una schiava. Quindi diciamo che la moglie di Futoshi non si esprime più di tanto, perché aveva anche tantissima paura di lui. E infatti dirà che ha sempre sopportato tutte queste angherie perché aveva paura che la uccidesse da un giorno all'altro, per cui lei è sempre stata, come dire... sì sì, va bene, ok, questa è arrivata, questa la tua amante, ok, va bene, magari ti dedichi più a lei che a picchiare me, e va bene così, insomma. Quindi capite anche il disagio, la tragedia di questa donna.
E infatti, dopo qualche settimana, perché comunque lui è vero che passava tutto il tempo con Junko, ma insieme a Junko, cioè davanti a Junko che non interveniva, lui picchiava sempre più selvaggiamente sua moglie. E quindi dopo qualche settimana sua moglie ha detto: senti, mo basta. E quindi ha preso il figlio, Baracca e Burattini, ed è fuggito. È fuggita con il figlio ed è andata a denunciarlo alla polizia, quindi è andata proprio alla polizia e l'ha accusato di violenza, di percosse e, sentite bene, anche di cosa? Di furto. Perché lui praticamente si era impossessato del conto in banca di sua moglie, falsificando la firma di lei, e si era preso ben 180 milioni di yen, che sono circa 2 milioni di euro. Quindi devo dire, moglie stava bene, stava molto bene la moglie, però gli ha rubato tutto, gli ha rubato tutto, ok? Bene. Voi pensate che la polizia abbia fatto qualcosa in merito alle violenze, al furto, soprattutto alle violenze, diciamo? Ma va là, perché c'era sempre Papino che pagava e insomma ha, come dire, risarcito anche la donna, immagino. E quindi Papi ha un attimo appianato le cose. Ma io mi dico, oltre a pagare i danni che fa tuo figlio, ma gliela vuoi dare una sberla? Dico, ogni tanto, come dire, una lavata di capo gliela si poteva anche dare. Questo, a me ricorda molto questo caso nella mentalità Angelo Izzo, proprio perché, come vedrete, c'ha questa necessità di tenere le persone legate a sé in una maniera criminale, e poi sempre figlio di una famiglia viziante, per quanto esigente rispetto ai risultati a scuola in infanzia, ma comunque estremamente viziante, estremamente ricca, che gli ha fatto credere di avere il mondo ai suoi piedi, e lui si crede onnipotente, si crede di poter giocare con le persone come vuole, secondo il suo piacere, quindi le persone sono nient'altro che bambocci da usare per soddisfare le proprie voglie. Questo era un po' quello che pensava purtroppo Matsunaga, ma è anche un frutto della sua non educazione, proprio neanche maleducazione, non educazione. Sì, lui è proprio manipolatore narcisista, assolutamente, ma anche parecchio bravo. E c'è da dire, comunque, lui era anche parecchio bravo con le ragazze, in particolare riusciva ad affascinarle, insomma cadevano veramente tutte ai suoi piedi. Si vede che nel suo modo di comportarsi lui interpretava il classico uomo ricco, di grande status, elegante, forbito e colto, che alle ragazze giapponesi mandava fuori di testa. E quindi, infatti, ad aprile del 93 Matsunaga conquisterà una donna sposata che aveva ben 3 figli. Questa donna rimane anonima, non sappiamo il suo nome, perché ci sono diverse figure che rimangono anonime in questa storia, proprio perché è ancora in vita e sono state vittime di quest'uomo qui, e giustamente per la privacy non hanno voluto che si sapesse il loro nome. Comunque, questa donna sposata con 3 figli, lui è talmente pisello d'oro, è talmente seducente, incantatore, che lei addirittura lascia il marito e scappa dal marito con i figli, con Futoshi. Cioè molla tutto, prende i figli e scappa con Futoshi, che ricordiamoci aveva una moglie e una fidanzata nel frattempo, quindi cioè assurdo. Lui la porterà a casa sua, la moglie ovviamente ormai se n'era andata, perché però non avevano divorziato. Comunque lui la porterà a casa sua, questa donna, casa sua nella quale c'è anche Junko, con cui lui convive. E quindi la donna, quando gli chiederà chi è questa Junko, lui gli dice: è mia sorella. A posto! Quindi Junko interpretava la sorella, e Junko d'accordo con lui, perché ovviamente erano d'accordo insieme di derubare questa donna, perché facevano le truffine insieme, come avevano derubato la moglie, adesso vogliono derubarne un'altra. Comunque, questa relazione a tre che hanno in casa, perché poi alla fine diventerà che anche la sorella Junko partecipa, orge, cose a tre, tutto il resto, insomma stanno insieme per un anno. Però, insomma, a settembre di quell'anno uno dei 3 figli della donna muore in circostanze misteriose.
Muore, sente male, muore, improvvisamente. E insomma, il dubbietto che possa essere stato Matsunaga o Junko ti viene. Però il fascino di Futoshi e di Junko era talmente alto che questa donna non insinua nemmeno il dubbio, non si fa nemmeno la domanda e dice: no, no, ma va là, ma figuriamoci se può mai essere stato lui. Non, insomma, non si fa neanche due domande, nonostante la morte del figlio fosse comunque abbastanza, cioè, inspiegabile e misteriosa. Tra l'altro, questa donna non solo non si fa domande su questo figlio morto, ma nel mese di ottobre si sbarazzerà anche degli altri due, questa volta non uccidendoli, grazie a Dio, ma li manderà a vivere dal padre oppure dal nonno, cioè tipo un po' dal padre e un po' dal nonno. Quindi, cioè, sei scappata di casa mollando tuo marito per fuggire con uno sconosciuto, ok? Cioè con uno che hai conosciuto da poco. Hai portato con te i figli. Poi i figli erano di troppo perché tu volevi fare le strombassate a tre con questa gente. E quindi uno è morto e dici: ops, gli altri due te li rispedisci dal tuo ex marito, da tuo marito. Ma qui, raga, i personaggi ragionano tutti in una maniera assurda, vi dico la verità. Sarà che adesso tutte queste. Tutti questi comportamenti che hanno le donne in compagnia di Futoshi non è che sono tutte fuori di testa, è che lui aveva un'influenza su di loro pazzesca, le manipolava, le convinceva a fare cose che non avrebbero mai fatto. Quindi era veramente un manipolatore eccellente, riusciva a ottenere ciò che voleva da queste donne. Io l'unica cosa mi viene da pensare è che c'aveva il pisello d'oro, perché non. Boh, cioè le conquista tutte pisellandole, però ok. Comunque, questa donna, poveraccia, dopo aver anche mandato via i figli per far contenti loro due, verrà derubata con la complicità di Junko, ovviamente. Le ruberanno 12 milioni di yen, cioè più o meno 120 mila euro. E insomma, subito dopo che le avevano sottratto questi soldi, magicamente questa donna muore. Muore nel marzo del 94 in condizioni sempre misteriose, in circostanze strane, un po' come il figlioletto, che chi lo sa chi sarà stato, insomma, chi lo sa, chi lo sa. Comunque, la polizia ovviamente interviene, fa le indagini in questo caso, ma non riesce, nonostante avesse dei dubbi che loro due fossero stati gli autori della morte della donna, non riesce a trovare prove per incriminarli, e quindi sostanzialmente archiviano il caso e anche questa volta Futoshi la fa franca. Dopodiché, dopo che è successa sta cosa, quindi la casa ha attirato l'attenzione, insomma, hanno fatto delle indagini e tutto il resto, decidono di trasferirsi, giustamente. Comunque, come vi dicevo, Futoshi e Funko e Junko, perché ho scritto Futoshi e Funko? Cioè, qui negli appunti ho scritto Futoshi e Funko, così. Non lo so, ero ubriaca. Comunque, Futoshi e Junko vanno a vivere in uno dei condomini di proprietà del Papi, perché noi sappiamo che il Papi di Futoshi era un sacco, Funko Pop, esatto, era un sacco ricco, quindi c'aveva diverse proprietà, tra cui anche questi appartamenti. E sono andati ad abitare nella città, adesso preparatevi perché sarà tutto bello, nella città di Kitakyushu, nel quartiere di Kokura Kitaku. Io non ce la posso fare. Comunque, ogni volta che sento questi nomi mi viene da pensare a tipo i tiki tiki tiki. Vabbè, niente, c'ho i problemi nella testa. Bene, come vicine di casa, in quel condominio, avevano Kumio Toraia, che era la fidanzata del padre di Futoshi. Attenzione, perché qua parte la diramazione familiare e ci perderemo. Mi sono persa anch'io, quindi sapete che rimane tutto in famiglia. Però bisogna stare attenti perché poi i personaggi tornano e dopo diciamo: ma chi era il cognato, il genero? Allora, altro personaggio che tornerà. Kumio, 34 anni, è la fidanzata del padre di Futoshi, quindi quello ricco che gli paga sempre tutto, il padrone anche di casa. Questa Kumio aveva una figlia, non dal padre, quindi non era la sorella sua, aveva una figlia sua, che
Praticamente Kumio in realtà era a conoscenza, diciamo, del carattere turbolento del figlio del suo compagno. Ciò nonostante, indovinate un po', Futoshi riesce a conquistare anche la fidanzata di suo padre. Io non ho parole, io non ho veramente parole. E quindi lei non riesce a resistere a Futoshi e anche lei cade vittima tra le braccia di Futoshi. E Futoshi soffia la fidanzata a suo babbo. Che io dico anche, babbo, allora la smettiamo di coprire tutte le misfatti di tuo figlio, visto che poi ti torna tutto nel culo. Cioè, insomma, non mi è sembrata una grande idea continuare a parargli il culo quando poi alla fine ti ruba pure a te la ragazza, madonna. Bene, comunque Kumio si era presa talmente tanto una sbandata per Matsunaga che a una certa gli confiderà anche dei segreti molto intimi e gli confida dei precedenti penali che avevano sia lei che il padre di lui in realtà, cioè avevano fatto dei malghini, delle cose, avevano dei precedenti penali che non avevano mai scoperto le forze dell'ordine. E cosa fa il nostro Futoshi? Ovviamente usa queste informazioni per ricattare Kumio. E quindi Kumio praticamente viene obbligata a pagare una quota mensile a Futoshi, quindi anche a Junko, per sottostare, diciamo, al ricatto. Cioè, se non mi paghi lo vado a dire, se non mi paghi ti denuncio, se non mi paghi ti denuncio. Quindi lei era costretta a dargli pure i soldi. E insomma, all'inizio lui si accontenta di questo, si accontenta del fatto che lei gli paghi una quota mensile e poi comincia a voler esacerbare un po' di più il suo potere, cioè a farle cose ancora peggiori. Quindi comincia a obbligarla a fare le cose a tre con Junko, comincia a obbligarla a sottostare ai suoi giochi sessuali perversi, dei quali non abbiamo le specifiche, quindi non ve le posso dire, perché come vi ho detto queste cose fanno parte di quei dettagli che in Giappone non hanno voluto rendere pubblici. Ma quando lo arresteranno, pisella anche la polizia, nulla mi stupirebbe meno, cioè, nel senso, mi pare l'ovvio, no, non è riuscito a farlo, ma secondo me avrebbe sedotto anche la polizia. Comunque, per tutto, pensate che era arrivato a un certo punto di potere nei confronti di Kumio, che per tutto il 1995, sia Kumio che sua figlia, che aveva 10 anni all'epoca, furono tenute prigioniere nella stanza di Futoshi e venivano ripetutamente violentate entrambe, sia da Futoshi sia da Junko, che secondo come dire, secondo le sue parole, lei era vittima, faceva le cose perché aveva paura di essere lei stessa la prossima vittima di Futoshi, ma insomma le vittime insomma hanno sempre rivelato che Junko aveva una parte molto attiva e, come dire, si divertiva anche lei ad essere sadica insieme al suo compagno. Quindi qua verranno messe in atto per la prima volta da parte di Futoshi, ma poi diventerà un'abitudine purtroppo, delle sevizie vere e proprie, cioè qui abbiamo una segregazione e una tortura nei confronti di queste due donne, cioè in realtà una donna e una bambina, cioè ricordiamoci che è una bambina di 10 anni che viene stuprata da due adulti, cioè vabbè. E vengono chiaramente umiliate in continuazione, vengono costrette addirittura ad avere dei rapporti sessuali tra di loro. Io, cioè, ok, qua viene su lo sbocco, erano costrette quindi ad avere dei rapporti incestuosi tra di loro, avere dei rapporti omosessuali anche con Junko nonostante loro non volessero. E come punizione estrema erano costrette a mangiare vicendevolmente, madre e figlia, raga, a mangiare vicendevolmente le proprie feci. E qui vi serve il secchio, qui vi serve il secchio, raga. Perché quando vi dicevo no, coprofago col culo degli altri, in questo senso, ok, poso la cioccolata. Poverette davvero, una, io, cioè,
Che poi tutte le volte che vediamo delle persone segregate, torturate, non lo so, assistiamo a delle cose mostruose. Cioè, ogni volta il livello si alza, ogni volta che trovo una storia vedo cose sempre peggio. Niente di nuovo? Beh, allora avevamo visto che anche Thor, no? Il nostro Alexander della coppia dell'acido, amava fare questa cosa alla sua ragazza come gesto di adorazione nei suoi confronti. Però c'era una sorta di compliance, cioè c'era una sorta di come si chiama? Consenso. Qui non c'era il consenso, qui erano minacciate. Perché se loro si rifiutavano di fare questa cosa, perché ovviamente chiaramente non ci riuscivano, tante volte si rifiutavano, venivano punite con delle scosse elettriche con il taser, come avete detto che si dice taser, quindi lui con questo taser, c'è cioè sempre avuto la passione, gli dava giù col taser, oppure le pugnalava con dei piccoli oggetti appuntiti, quindi le faceva delle ferite non mortali, fino a che loro non decidevano di obbedire ai suoi ordini. Quindi sì, lui c'ha il vizio del taser, gli è piaciuto usarlo sui suoi dipendenti e dopo da lì non ha più voluto smettere. Comunque, Futoshi arriva a un livello di manipolazione over 9000, perché praticamente si prepara un alibi machiavellico, cioè lui c'ha proprio un piano incredibile in mente per il prossimo omicidio, perché sa che comunque arriverà questo omicidio. Cosa fa? Vi ricordate questa bambina di 10 anni, no? La costringe a mordere suo padre, cioè suo padre, suo patrigno. La costringe a mordere quindi il padre di lui, il suo stesso padre. E praticamente in questo modo sarebbe scoppiata, nella fantasia di Futoshi, sarebbe scoppiata una profonda lite tra il padre di Futoshi e la sua fidanzata Kumio. E infatti è andata esattamente così. Cioè, la figlia ha mollato un morso che gli ha strappato un pezzo di carne a suo padre è impazzito per questa cosa, ha cominciato a litigare con Kumio e sono andati a litigare avanti dei giorni perché chiaramente Kumio difendeva la figlia e lui era andato in escandescenze per questo gesto. Dice taser. Ah, dice taser. Allora, Michele, ma le tue chele? Grazie Anonimo, grazie, 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 grazie Anonimo. Quindi, capito, aveva previsto tutto ed è successo esattamente quello che pensava. E quindi, a un certo punto, Futoshi chiaramente non si trattiene più e un giorno arriva a uccidere Kumio durante le sue torture, quindi a forza di elettrico, a forza di adesso dico elettrico, posso dire taser. Taser, dirò elettrico, ok? A forza di dargli dell'elettrico e a forza di pugnalarla e farle del male e tutto il resto, insomma, la mattina del 26 febbraio del 96, la povera Kumio ci lascia e muore. Però è morta Kumio mentre la bambina era a scuola. E diciamo che quando la bambina torna a casa, il padre, Futoshi le dice: guarda, questa è la tua mamma, purtroppo è stata uccisa da mio padre, cioè dal suo fidanzato, perché hanno litigato per colpa tua. Quindi capite, ovviamente manipolare un bambino è molto semplice. Gli ha fatto credere che la mamma fosse stata uccisa da suo padre, quindi dal compagno, che era anche suo babbo. Quindi vedete tutto in famiglia in maniera assolutamente perversa. E gli ha detto anche: guarda, è colpa tua perché tu hai morso il babbo, loro litigavano e il babbo poi ha ucciso tua mamma, quindi anche perché tu l'hai morto. È un sadico, Madonna Silvia, questo è un sadico pazzesco, mamma, super manipolo, lui regge le fila di tutta questa cosa incredibile. E quindi che cosa fa? Aspettate, perché pensate sia finita qui? Ma va là, ma va là! A questo punto obbliga la bambina, cioè la spinge in realtà, non è che la obbliga, ma glielo fa fare. La bambina e Junko
si occuperanno di far sparire il cadavere di Kumio. Quindi la bambina a 10 anni si deve anche occupare di far sparire questo cadavere. E che cosa faranno? Junko e la bambina, quindi immagino la bambina stia lì a guardare e Junko lo fa, farà a pezzi il corpo insieme alla bambina e poi lo vanno a gettare in mare insieme, no? Queste due ragazzine così, così, vicino alla penisola di Kunisaki. Vanno a gettare in mare. Raga, io quando vi ho detto che è la storia più terribile che abbia visto fino adesso non scherzavo. Cioè, questa è da brividi, da brividi. Ma il trauma, ma questa bambina secondo me rimane segnata a vita per sempre, non, cioè, poi bestemmiarsi, sì, raga, cioè è incredibile, è veramente incredibile. Ma sapete cosa succede adesso? Che la bambina, nonostante abbia 10-11 anni, poi crescerà perché rimarrà in casa con loro. Questa bambina dopo poco si invaghisce di Futoshi. Cioè Futoshi riesce a sedurre anche lei. E quindi a un certo punto lei diventa parte della coppia tra Futoshi e Junko. Hanno anche questa bambina che è innamorata di Futoshi e quindi anche questa bambina lo vede come il papà, lo vede come il nuovo papà, ma papà sessuale in qualche modo, una sorta di daddy, e quindi cominciano a fare le cose tutti e tre. E la bambina rimarrà a vivere con loro e tutte le notti la bambina dorme nel lettone con loro e fa le cosacce con loro. La notizia degli omicidi, l'opinione pubblica giapponese, male, molto male, molto male, soprattutto per la questione del fatto che quest'uomo qua è sempre stato coperto dal suo status. Quanti anni ha la bambina? 10? Ha 10 anni, 10-11 anni in questo periodo, quindi assolutamente stupro, cioè io lo chiamo stupro ovviamente, quando hai 10 anni non può altro essere che uno stupro. Adesso si sa come sta questa bambina? No, in realtà tutte le vittime di... Oddio, in realtà adesso non ti dico niente, Vega, però tutte le vittime di quest'uomo sono volute rimanere nell'anonimato e nel... Infatti alcuni nomi sicuramente non sono nemmeno gli stessi, cioè non sono quelli originali, perché in Giappone lo sapete che ci tengono moltissimo alla privacy, per cui anche che fine hanno fatto e vittime sopravvissute... Non lo sappiamo, perché ci tengono molto che non si sappia, perché si vergognano tantissimo anche. Cioè una bimba di 10 anni rapita e segregata con sua madre, violentata, costretta ad avere rapporti con sua madre, sì, e gli altri due sadici, torturata, obbligata a mangiare le feci, costretta poi a fare a pezzi il corpo di sua mamma e poi se ne innamora, sindrome di Stoccolma, sì, assolutamente, ma c'è anche da dire che lui le faceva credere quello che voleva lui, quindi lei aveva una visione, cioè adesso io vi sto raccontando come sono i fatti visti dall'esterno, ma lei che viveva all'interno di questo sistema aveva una visione dettata completamente dalle parole di Futoshi e lei si fidava di Futoshi, quindi capite che non è neanche così improbabile che se Futoshi ha incrementato in lei, cioè ha, come dire, instillato in lei una sorta di romanticismo, di attrazione anche nei suoi confronti, per quanto fuori luogo, una bambina che c'ha solo lui al mondo, perché gli era rimasto solo lui al mondo, perché lei aveva la mamma che è morta e il patrigno che era suo padre, che però nella sua testa ha ucciso la mamma, quindi lei è rimasta da sola, e una bambina a 10 anni che ha come unico riferimento Futoshi e Junko si deve fidare di Futoshi e Junko, e se loro dicono che è giusto ed è normale dormire tutti insieme nel letto e fare le cose, la bambina purtroppo registra che è tutto normale. Per lei era la normalità, esatto, esatto. E magari gli hanno anche detto: è normale che facciamo a pezzi il corpo della mamma, perché non lo so, gli avevano raccontato anche lì un'altra cagata che non so. Comunque, ovviamente non può fermarsi qui, cioè non è che adesso c'hanno la bella famigliola e stanno bene, no no, Matsunaga c'ha sempre voglia di fare altre vittime, quindi nel 96 trova un altro bersaglio, ma ovviamente non troppo lontano dalla famiglia, perché tutto deve rimanere comunque lì, e questo bersaglio era un'amica di Kumio.
cioè la mamma della bambina che hanno appena ucciso. Era una sua amica che spesso la aiutava a fare le spese, insomma, a fare la spesa, andare a fare delle commissioni in città, facevano shopping insieme, insomma, si conoscevano abbastanza bene. Quindi Matsunaga la prende di mira e, pensate bene, riuscirà a sedurre anche lei. Io non ho parole. Non ho veramente parole, ma perché tutti quelli... lui, tutte quelle che vuole, le aveva. Lui, cioè, lei, adesso la seduco, pam, ai suoi piedi. Cioè, ha il cazzo d'oro, esatto Silvia, ha il cazzo d'oro, ormai è sicuro. Cioè, non c'è altra spiegazione. Bisogna tener conto che 10 anni sei molto, molto, molto malleabile, esatto. Non hai tutte le nozioni di vita che hanno già i più grandi, esatto. E poi soprattutto il tuo mondo è quello, quindi per te la verità è quella. Ma lui non aveva avuto traumi da piccolo, giusto? Come si spiega sta cattiveria? Allora, lui sui traumi che aveva da piccolo non li sappiamo, se ne ha avuti non li sappiamo, ma è una figura un po' simile a quella di Angelo Izzo, cioè sappiamo poco della sua famiglia, sappiamo che erano benestanti, importanti, che avevano una certa influenza, ma come dire, i dati legati al rapporto genitore-figlio purtroppo non ci sono stati pervenuti. E feromoni sulla punta della minchia. Non so, si spruzzava quel profumo per attirare le donne, il profumo con i feromoni, non lo so, era irresistibile, che poi vedetelo, cioè un figo, tutti dicono che era un figo assurdo, io non riesco a capire, sarà che per gli standard delle giapponesi lui era davvero un figo, non lo so, però tutti i suoi piedi, tutte a strapparsi le mutande. Comunque, la fa innamorare, innamorare. E addirittura le promette anche di sposarla al più presto. Quindi la fa venire a casa a convivere con loro. Si trova Junko con una bambina e praticamente lui gli dirà: Junko? Beh, Junko è mia sorella e quella sua figlia. Certo, ok. Quindi siamo noi la coppia, Junko è mia sorella. Anche questa donna ovviamente viene rinchiusa. Viene segregata, costretta a cose indicibili, torturata attivamente da entrambi, perché Junko che ne voglia dire che era succube, faceva per paura, insomma si divertiva in realtà a essere sadica anche lei, e viene tra l'altro questa volta insonorizzata la stanza, perché hanno capito che magari è sgamabile se si sentono le urla, quindi la insonorizzano addirittura, così possono anche lasciarla urlare finché vuole questa povera donna. E dal conto di questa donna, come sempre vediamo, perché alla fine il punto, come dire, l'obiettivo era quello di rubare i soldi, poi era un obiettivo un po', come dire, farlocco, perché a lui i soldi non mancavano, cioè lui voleva semplicemente annullare queste persone, sentirsi superiore e quindi prendergli giù anche i soldi a sfregio, ma non è uno che aveva davvero bisogno di soldi. Angelo Izzo, cioè, assomiglia veramente molto alla psiche di Angelo Izzo, la sua. Comunque gli rubarono 5 milioni e mezzo di yen, che sono più o meno 60.000 euro, e lei rimane comunque segregata e prigioniera per diverse settimane, fino a che non succede una cosa incredibile, perché nel marzo del 1997 questa donna riesce a prendere coraggio e riesce a scappare. Pensate, Purina si getterà dalla finestra dal secondo piano, cadendo, quindi molto più in alto di quelli che abbiamo visto ieri che scappavano dall'università in Russia. Dal secondo piano questa si rompe una gamba e si rompe le costole, quindi cade malissimo. Ciò nonostante si rialza e con l'adrenalina corre, comincia a correre come una pazza, e va in ospedale, ovviamente, perché stava malissimo. Quindi va prima in ospedale, poi in una clinica psichiatrica, e comunque tuttora dice che non si è mai ripresa da quello che ha subito, da questa esperienza orribile. Ma fatto è che queste donne sparivano, cioè nessuno le ha mai cercate, avranno avuto delle famiglie, un lavoro, degli amici, nessuno veramente si è mai domandato come mai queste donne fossero scomparse nel nulla. È quello che mi sono sempre chiesta anch'io, anche perché se tu dici, ok, l'ha uccisa mio padre, cioè in qualche modo, non lo so, questi sono dei dettagli che non hanno voluto droppare, insomma, che io non si trovano.
E a quanto pare, secondo me, lui si era inventato qualcosa e forse il padre ancora in qualche modo lo copriva, perché non vedo nessuna reazione da parte del padre di Futoshi, cioè sembra che veramente gli lasci fare tutto quello che gli pare. Comunque sì, grande donna, lei è riuscita a fuggire, ma comunque questa cosa anche oggi la tormenta, è un trauma che, raga, cioè le vittime di segregazione e torture, soprattutto quando erano a quei livelli lì, super se molto sessuali, molto depersonalizzanti, molto violente, dolore, molto dolore fisico, raga, sono cose a cui non ti riprendi veramente più. Come nel caso di Junko Furuta, esatto, nessuno si è mai chiesto niente. Giapponesi, c'è anche da dire questo, c'è anche da dire un po' questo. Comunque, no, anzi, vi dirò di più, che sostanzialmente questa donna ovviamente era andata in ospedale, quindi ha denunciato il fatto di essere stata rapita, derubata, violentata e tutto il resto. E secondo voi che cosa succederà qui? La polizia farà qualcosa? Lo arresta? Fanno un processo? No, assolutamente, perché la famiglia di Matsunaga, insomma, i genitori, quindi papi, nonni, eccetera, riescono a risarcire la donna in denaro e quindi tutto a posto. Nessuno va mai in fondo alla questione, come al solito si paga e siamo a posto così, ebbene così. E quindi ricomincia il tram tram. Però che cosa succede? Ad aprile del 1997, Junko e Futoshi, quindi la coppia dell'anno, cominciano a litigare pesantemente, al punto che Junko scapperà e sparirà. Cioè, Junko sparisce dalla vista di Matsunaga, di Futoshi. Non la trova più, non si fa più viva, non si fa più viva nemmeno con i genitori, cioè è sparita. Quindi Matsunaga, il nostro caro Futoshi, va. Io scusate, lo chiamo un po' Matsunaga, un po' Futoshi, perché lo sapete, con i giapponesi anche nelle fonti il nome e il cognome è un po' abbastanza interscambiabile. Comunque, Matsunaga decide a questo punto di cercarla dalla sua famiglia perché impazzisce. Lui deve assolutamente rimettere le mani su Junko, che è la sua super dipendente da Junko, quindi ha bisogno di stare con lei, ha bisogno che lei torni da lui. E quindi va dalla famiglia di Junko e comincia a dire: oh, ditemi dov'è, e torna quindi a casa della mamma di Junko, Shizumi, quella che lui aveva violentato e che poi non aveva mai più rivisto. Per dirle: adesso dimmi dov'è tua figlia. Il problema è che nemmeno la famiglia di Junko sa dove sia e non lo sapevano veramente. Ma Futoshi non gli crede e dice: no, 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 voi dovete sapere dov'è, e quindi adesso finché non me lo dite, io sto qui. E lui è stato a casa dei genitori di Junko per una settimana, raga. Ha detto: finché non mi dite dov'è Junko, io rimango qui. Devo dire, guarda, non lo sappiamo neanche noi. Siamo preoccupati quanto te, ma no, io rimango qui. Ed è stato lì. È rimasto lì. Perché lui era convinto che praticamente loro la stessero coprendo, che loro la stessero nascondendo. E quindi sì, giù di minacce, di cose e tutto il resto. Comunque, mentre già che era lì, no? Già che era in casa dei genitori di Junko, perché non riprendere le attività di stupro nei confronti di Shizumi? E infatti ricomincerà a stuprare la mamma di Junko ripetutamente, tanto sta lì una settimana, quindi c'aveva del tempo, e si è messo a stuprare questa povera donna di nuovo, ma non si limita a questo, le farà addirittura girare un video, ovviamente sotto minaccia e tutto il resto, le fa girare un video in cui lei fa delle cose molto molto perverse con lui, e lui, avendo questo filmato, voi sapete già qua la situazione sarebbe estrema, ma pensate in Giappone con la cultura giapponese, poi siamo negli anni 90. Quindi userà questo video per ricattarla. E quindi lei deve stare ai suoi ordini a fare tutto quello che vuole lui, perché lui se no la ricatta con questo video. Reputazione, esatto. Ma sai i boomer su YouTube dopo questa storia cosa diranno? Non lo so, dottorino, cosa diranno? Diranno: oh mio Dio. Peraltro è strano che la casa
Aspetta. La casa è intesa come posto privatissimo in Giappone. E invece lui si infilava nella casa della gente, ci stava, oppure faceva convivere persone tutte insieme appassionatamente e così. Comunque, Futoshi si rende conto nelle settimane, a furia di stare lì, stuprare la mamma e tutto il resto, finalmente si rende conto che davvero i genitori di Junko non sanno dove sia. E quindi elabora un piano geniale per far tornare Junko a casa. E che cosa fa? Praticamente inscena il suo suicidio, convince, minacciandoli ovviamente, i genitori di Junko a reggergli il gioco e quindi a dire a tutti che effettivamente lui si era suicidato. Quindi lui mette in giro questa notizia di essersi suicidato e, credendo che fosse morto, Junko finalmente torna a casa da sua madre. Solo che appena torna c'è lui che fa oppalala, sorpresa, sono vivo. Raga, è pieno di plot twist questa storia, è veramente assurda. E quindi chiaramente, insomma, lei ci rimane un attimo così. E ovviamente Futoshi non è contento per niente. Non è contento per niente perché lei è scappata e quando ha saputo che lui è morto è tornata. Quindi lei non vuole proprio avere nulla a che fare più con lui e questa cosa lo ferisce nell'orgoglio. Lui deve tenere legate le persone a sé per forza. Devono stare con lui, con la forza, capito? Quindi a questo punto, quando Junko torna, comincia a vendicarsi nei confronti sia di Junko che della madre di Shizumi, e quindi ovviamente comincia a torturarle, a stuprarle insieme, a fare delle cose orribili. E non soddisfatto, ovviamente, se la prende anche con la sorella di Junko, quindi con l'altra figlia di Shizumi, che butta dentro ovviamente a questa stanza delle torture e comincia a torturare anche lei, a violentare anche lei. Sorella, tra l'altro non piccolina, era una sorella, si chiama Rieko, la rivedremo questa sorella di Junko. Rieko ha 33 anni ed è sposata e praticamente è capitata lì in casa perché vive di fronte, quindi molto spesso frequentava la casa della madre. Quindi una volta, in occasione di una sua visita, l'ha segregata, l'ha rinchiusa e ha cominciato a... Ma il padre è anche lui sotto minacce, raga, erano tutti minacciatissimi. Io non so che potere avesse, secondo me era anche implicato un po' in dei giri mafiosetti, mi viene da pensare, perché è assurdo che lui avesse tutto questo potere. E vabbè, avevano tutti veramente tantissima paura di lui e nessuno lo denunciava perché avevano paura di lui. Quindi secondo me, Dimir, secondo me c'erano degli affari un po' loschi, anche considerato che hanno parlato sempre della famiglia Matsunaga come i genitori di Futoshi come delle persone molto ammanicate, con le conoscenze giuste per far tacere chi doveva tacere. Quindi la ragazzina di 10 anni è ancora a casa con loro. La ragazzina di 10 anni è ancora a casa con loro. Se ne è rimasta lì. Comunque, a questo punto esatto, il padre di Junko, che giustamente era lì presente anche lui, che però si cagava in mano perché anche lui era minacciato. Il padre di Junko, che ha 63 anni, era peraltro un uomo invalido da anni. E quindi, per far smettere Futoshi di prendersela e di seviziare le donne della sua famiglia, cioè sua moglie e le sue figlie, gli pagò ben 63 milioni di yen, cioè gli diede 750 mila euro praticamente, per convincere Futoshi a lasciar stare la sua famiglia e a non torturare più le ragazze della sua famiglia. E quindi, insomma, lui alla fine lascerà un attimo, insomma, prende sui soldi e farà finta di smettere di torturarle, ma poi vedremo che succederanno cose assurde. Adesso vi leggo un attimino, faccio un sorsino e poi ricominciamo. Ma sono tutti succubi, ma che cos'è? Ma c'è la Yakuza di mezzo, infatti anche secondo me c'è la Yakuza di mezzo. Comunque, allora, qui a un certo punto succede una cosa strana, ovvero... La nostra Junko, come avete visto, quando era tornata a casa, che lui ha simulato il suicidio, era una traditrice nei confronti di Futoshi, quindi andava punita. Quindi anche lei faceva parte delle vittime.
Però che cosa succede? Che a un certo punto la posizione di Junko da vittima ritorna a essere quella di carnefice. E quindi anche lei comincerà a dare manforte a Futoshi per torturare la sorella e la madre. Raga, diventa peggio, eh. Non è ancora il peggio, non avete ancora visto il peggio, il che è assurdo. Comunque, quando lui verrà ovviamente arrestato, processato, verranno arrestati e processati entrambi, lei dirà sempre che lo assecondava per paura, che lei era vittima di lui, che non poteva fare altrimenti che eseguire i suoi ordini, se no l'avrebbe uccisa, le avrebbe fatto del male e tutto il resto. Però secondo me è un po' una cagata, perché nel momento in cui tu arrivi addirittura a spalleggiare il tuo compagno nel torturare la tua famiglia e non ti metti in mezzo neanche per un momento, perché arriva il punto in cui dici vabbè dai, a questo punto ammazza anche me, cioè non... oppure cerchi in qualche modo di fuggire. Cioè è riuscita quella donna a fuggire, andare dalla polizia, lei che aveva anche molta più libertà avrebbe potuto denunciarlo da un giorno all'altro. Ma anche nel momento in cui lui se la prende direttamente con la sua famiglia, lei lo spalleggia sempre e sarà sempre al suo fianco. Quindi, cioè, da qui comincia un comportamento di Junko veramente inspiegabile, veramente assurdo. Perché il 21 dicembre del 1997, mentre Matsunaga stava violentando la madre e la sorella davanti agli occhi di Junko, Junko comincia a torturare suo padre, il padre che gli aveva anche già pagato i soldi perché la smettesse. Junko, lei, comincia a torturare sul suo stesso padre con il taser. Non pronuncerò mai bene, con l'elettro, il coso, e comincia a dargli delle gran scosse con questo taser. E solo che a un certo punto al padre, che già era disabile poverino, poi aveva dei problemi di cuore, a forza di dargli delle scosse col taser, grazie mille, dicevo, a forza di dargli delle scosse col taser gli è venuto un infarto ed è morto. L'area cerebrale dell'empatia è totalmente assente. Sì, ma poi cioè, vuol dire che proprio anche della tua famiglia tu non hai né sensibilità a morire neanche da tua famiglia, assurdo. Un'ora e mezzo, una storia assurda e piena di plot twistoni schifosi. Ancora non è arrivato il peggio, infatti. Comunque, questa scena avviene, tra l'altro, sotto gli occhi di Shizumi, della madre, della moglie di quest'uomo, che vede la figlia che lo uccide per folgorazione. Quindi Shizumi impazzisce, diventa una bestia la mamma di Junko, e comincia ad essere molto violenta, comincia a divincolarsi in continuazione, a urlare, a graffiare, non cede più a niente e ha deciso che... cioè lei non farà più niente a costo di morire. Ha deciso che lei non poteva più sopportare tutto ciò e quindi non aveva più niente da perdere, come dire. E quindi dopo un mese di questi comportamenti aggressivi da parte di Shizumi, Matsunaga decide che è di troppo e che è diventata ingestibile. E quindi il 20 gennaio del 1998 Matsunaga... se tutto fosse normale, non sadico e perverso, normale, un criminale, non un serial killer in un malato assurdo, ma se tutto fosse, diciamo, lineare, facciamo così, Matsunaga uccide Shizumi. Non succede questo, perché Matsunaga è perverso, perché Matsunaga vuole guardare gli altri soffrire, non vuole farlo lui, vuole assistere a una scena. E quindi ordina a Rieko e Junko, cioè le due sorelle, figlie di Shizumi, di strangolare Shizumi. Cosa che fanno. Ma ci sarà un plot twistone assurdo? C'è un plot twistone assurdo? Perché a questo omicidio parteciperà anche il marito di Rieko.
Il marito, vi ricordate che Rieko, 33 anni, era sposata e abitava di fronte alla casa della madre? Benissimo, suo marito, che si chiama Kazuya, un uomo di 38 anni, accetta di partecipare all'omicidio di sua moglie poiché Libertina è traditrice, perché Futoshi gli aveva fatto vedere i video di sua moglie che faceva sesso con lui e anche con la sua compagna. Gli aveva detto: hai visto che moglie che c'hai? Adesso la puniamo, la uccidiamo e poi ti do anche un sacco di soldi, così come risarcimento ti do anche un sacco di soldi. E quindi Kazuya accetta e parteciperà a questo omicidio. Assurdo, veramente assurdo. Tutto ciò succede il 10 di febbraio. No, raga, è malatissima questa storia, è malatissima. Sembrano che abbiano tutti veramente, si siano tutti bevuti il cervello. E poi tu dici, ok, sceglie delle vittime ingenue. No, le sceglie tutte in famiglia, le trovi tutte ingenue. A questo punto io non riesco a capire. Ma qui ce n'è uno normale? No, no. Non c'è uno normale. Cioè, pare che per soldi e per onore facciano qualunque cosa in Giappone. Cioè, almeno all'epoca, questa gente qui. Perché mi sembra... boh. Comunque. Kazuya, questo marito che ha partecipato all'omicidio della moglie, a un certo punto diventa molto molto cattivello anche lui nei confronti di Futoshi, perché gli dice: sì, mi hai dato i soldi, però io ne voglio molti di più, perché altrimenti adesso io vado alla polizia e denuncio tutto quello che hai fatto, perché io ho visto tutto, so come sono andate le cose, quindi vado alla polizia e ti denuncio, a meno che tu non mi dia ancora più soldi. E quindi a un certo punto vediamo un Futoshi preso per le palle, costretto a dare più soldi a quest'uomo qua che aveva messo lui in mezzo. Quindi inizialmente si vede costretto a dargli più soldi, ma poi ovviamente Futoshi non può lasciarsi sfuggire il morto anche questa volta. Quindi un bel giorno, quando dovevano vedersi per affari, lo colpisce alle spalle, lo incatena in bagno e lo lascerà lì per sempre, fino a che questo povero uomo, povero mica tanto considerato quello che ha fatto, comunque praticamente lo incatena nel bagno, lo tiene incatenato, non so, al lavandino, al cesso, non lo so, lo lascia lì giorni e giorni e giorni finché non muore di fame. Raga, muore di fame! Di fame! Pazzesco! Morirà il 13 aprile del 98 di fame. Comunque, in casa, chi sono rimasti in casa? C'è Futoshi, Junko, la figlia tredicenne di Kumio, che adesso ha 13 anni, e i figli di Rieko e Kazuya, cioè, aspetta, adesso ci arriviamo, Rieko la sorella di Junko, quindi erano i nipoti di Junko sostanzialmente, e anche questi saranno figure importanti. Perché questi due bambini hanno 5 e 10 anni. La bambina è la più grande, ha 10 anni, si chiama Aya. E il bambino si chiama Yuki e ha 5 anni. Ok? Il problema è che Yuki è molto piccolino e si trova in una situazione molto scombussolata, è molto confuso, come dire, suo padre è stato ucciso, sua madre, insomma, quindi è un gran casino, per cui questo bambino comincia a fare capricci, comincia a avere dei comportamenti ingestibili, comincia a urlare, comincia a piangere, comincia... E Futoshi è stanco di questo bambino che è ingestibile e tutto il resto. Quindi, cosa fa? Costringe la sorella più grande, la sorella Aya, quella che aveva 10 anni, a strangolare il fratellino di 5. E quindi il 17 maggio, mentre Junko lo teneva fermo, la sorella più grande strangolerà il bambino, suo fratellino. Raga, lui si divertiva a fare delle stragi di famiglia e fargliele fare tra di loro.
è una cosa che, cioè, manco giocando a The Sims ho mai pensato a una cosa del genere. E ne ho pensate di male, ma giocando a The Sims ovviamente, ma una roba del genere non sarei riuscita nemmeno a immaginarla. Ma quando finisce questa storia? Tra un po' finisce, non ti preoccupare. Tra un attimo finisce, dobbiamo arrivare al momento dello sbarazzamento dei cadaveri. Perché comunque si stanno ammonticchiando un po' di cadaveri, eh. E qua arriva la parte che avete bisogno del secchio e io di vino. Arrivo subito, vado a prendere il vino perché qua ce ne abbiamo bisogno, Ma di chi era questa famiglia? Allora, adesso vi faccio vedere anche un grafico che ho trovato online che vi fa capire, cioè non vi fa capire, in realtà... tutti i casini familiari che aveva creato quest'uomo, cioè caos totale. Comunque, Aya, siamo rimasti a Aya, la bambina di 10 anni, nipote di Junko, che uccide il fratellino, costretta a uccidere il fratellino strangolandolo. Chiaramente Aya comincia a dare dei segni di squilibrio mentale dopo aver compiuto questo gesto e diventa anche lei ingestibile. Per cui cosa succede? Che Junko e la figlia di Kumio, la bambina che ha sempre vissuto con loro, che adesso ha 13 anni, quella che faceva l'amante insieme a loro, furono costrette a strangolare anche Aya. Quindi i nipoti di Junko, ciao, sia Junko che questa ragazzina la strangoleranno il 7 giugno del 1998. Tra l'altro, la figlia di Kumio testimonierà durante il processo che prima di essere uccisa Aya sarà anche torturata e violentata da entrambi. E anche qui mi viene da dire, quanto può essere una vittima, Junko, di questa storia? Cioè, zero, perché ci si metteva sempre anche lei a fare delle robe mega sadiche. Per cui, ovviamente, gli stupri qua non mancano mai. Comunque, vi ho detto, no? Ci sono un po' tanti cadaveri in questa casa che in quel momento erano rimasti tutti dentro casa, tranne il cadavere della prima donna che era stato smembrato e buttato. Per cui dove li metteranno tutti questi cadaveri secondo voi? Nel congelatore, ovviamente, nel congelatore. Quindi li mettevano là tutti ammonticchiati uno sull'altro nel congelatore. Il problema è che dopo aver ucciso anche Aya non c'era più spazio nel congelatore per altri corpi. E quindi infatti, cazzo di congelatore hanno, probabilmente ne avevano anche 2 o 3, però non c'era più spazio. E quindi a questo punto Junko e Futoshi cominciano a fare la macelleria e aprono questi congelatori e cominciano a fare a pezzi tutti i corpi, che vi ricordo erano quelli di Takashige, di Shizumi, di Rieko, di Kazuya, di Yuki e di Aya. E cosa fanno? Li smembrano e poi li fanno bollire. Voi sapete che se tu metti della carne a bollire nell'acqua, dopo tante ore si scioglie tutto, tranne le ossa ovviamente, che sono state distrutte in altro modo, e si crea questa sorta di broda, di liquido, ok, fatto di carne bollita. Questi liquidi venivano messi in dei grossi vasi e poi venivano portati fuori di casa e riversati nel mare, ok? Bene. Sì, la Cianciulli vibes. Ora vi dirò un dettaglio, per cui se siete molto 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 sensibili di stomaco, chiudete gli occhi, cioè chiudete le orecchie e vi faccio io dei gesti, vi faccio così quando ho finito, in modo tale che non dobbiate sottostare a questa immagine veramente veramente macabra. Quindi state pronti, adesso chiudetevi le orecchie. Allora, praticamente lui obbligava le altre ragazze a bere la broda della carne bollita di queste vittime. Cioè dovevano berla, non tutta ovviamente, però dovevano berla. Ok, ho fatto. Sì, raga, che schifo,
Che schifo, considerato che erano anche i loro parenti. Sì, è vero, effettivamente il cannibalismo a questo punto c'è, però sempre col culo degli altri, perché lui no, lui no, lui ovviamente no. Ma comunque Futoshi Piselloshi non si ferma, perché adesso abbiamo smaltito tutti i corpi, allora possiamo tirarne su degli altri. E a luglio del 2000 sedurrà un'altra donna. Questa era una donna che era rimasta sola con due bambini e diciamo che la prospettiva di un matrimonio, perché lui ovviamente diceva sempre ci sposiamo, vieni a vivere da me, e la prospettiva di un matrimonio con un uomo ricco e con un certo status per una donna che era rimasta da sola e non aveva un lavoro, doveva mantenere questi due bambini, era un grande, come dire, un grande incentivo a dire di sì a Futoshi. Quindi ovviamente Futoshi se la porta a casa, la convince a convivere con lui e con Junko, che ovviamente viene presentata come la sorella, la bambina, la figlia, eccetera. Però questa donna è un po' meno ingenua delle altre, perché si rende conto fin da subito che effettivamente il rapporto tra Futoshi e Junko non è proprio un rapporto molto fraterno, cioè fanno delle cosine un po' poco da fratelli, e quindi dice: sai una cosa, voi due mi impuzzate di merda, quindi prendo i miei bambini e me ne vado, facciamo così, me ne vado. Ovviamente Matsunaga torna da lei a riprendersela e dice: io voglio crescere i tuoi bambini, come puoi andartene via così, non hai capito che il mio cuore si sfuma. Le fa sto grandissimo discorso incredibile, tutto il resto, soprattutto per il fatto dei bambini, perché lei non li poteva mantenere da sola. E quindi lei cosa pensa bene di fare? Abbiamo appena detto che era una donna meno ingenua. Abbiamo appena detto che almeno lei c'è arrivata. E poi non si capisce dove l'ha rotta, perché Futoshi l'ha di nuovo rotta. Perché lei dice: ok, allora facciamo una cosa, Futoshi. Non mi piace il rapporto che c'hai con tua sorella, perché secondo me è un po' Game of Thrones. Quindi se tu davvero ci tieni a crescere i miei bambini, tieni i bambini. Ma tutto bene? Cioè, quindi lei gli dà i bambini, lui prende i bambini e se li porta a casa con Junko. Io, raga, senza parole, non so cosa dire. Non so cosa dire. La promessa di lui era che gli avrebbe dato il suo cognome. E quindi in cambio di questo suo cognome, che a quanto pare era particolarmente in voga, lei ha accettato di lasciargli i bambini e di lasciarglieli crescere a lui e a Junko. Allora, non l'hai capita, te la spiego. Questa donna aveva due figli ed era una donna single e non riusciva a mantenerli perché non lavorava. Quindi lui gli è sembrato un'ottima occasione come matrimonio, perché c'aveva i soldi così poteva mantenere i bambini. Siccome lei ha capito che lui in realtà con Junko c'aveva l'amore, facevano sesso, ha detto: no no, io non ci voglio stare con te che scopi con un'altra, però intanto tieni i miei bambini, così poi gli dai il cognome e lo status. Questo. Comunque è probabile che in questo momento Futoshi si sia veramente in qualche modo avesse il desiderio reale di crescere questi due bambini come figli suoi, perché Junko fino ad allora, nonostante ci provassero, non era ancora rimasta incinta e ormai stavano per superare entrambi i 40 anni, quindi diciamo che non era riuscita a dargli un figlio. E per fortuna, mi viene da dire, per fortuna, pensate se avevano anche dei figli questi due, che tragedia. Non li voleva quei bambini. E infatti però mi viene anche da dire: ma perché allora prende su questi due bambini così, per torturarli? Può essere, però sembra in un primo momento che effettivamente lui a questi bambini volesse effettivamente bene e li volesse crescere insieme a Junko come una sorta di famiglia. Il problema però è che loro avevano già una figlia, tra virgolette, la loro figlia con cui fanno l'amore a tre e tutto il resto, poveraccia, la nostra cara Kumio.
Kumio, che ormai aveva 13-14 anni, quando si vede arrivare sti due bambini ai quali il padre dà tante attenzioni, non li tortura questi bambini, li tratta mega bene, in qualche modo inizialmente lui comunque ci aveva puntato su questi figli come una sua, ok, non li posso avere biologicamente, allora li ho presi da questa donna e li cresco come fossero miei. Però c'era Kumio con loro e Kumio non viene più fatta dormire nel loro letto, Kumio non ottiene più tutte le attenzioni che aveva prima e quindi comincia a ingelosirsi tantissimo e comincia a fare delle scenate assurde, anche perché raga va verso i 14 anni, è una ragazza iper mega super mastodonticamente traumatizzata, perché quello che ha visto lei non ce lo immaginiamo nemmeno, e però comincia a fare le scene di gelosia. Capite anche qui Stoccolma fino a che punto può arrivare, perché lo sa bene lei che questi due qua sono dei criminali assassini, lo sa molto bene. Però insomma Kumio fa l'errore, diciamo tra virgolette, ma ovvio era una persona con gravi disturbi mentali, ovviamente psicologici dovuti ai traumi che ha subito. E quindi comincia a maltrattare questi due bambini, li picchia, li tortura, vedete come rimette, no, in scena tra l'altro cose a cui ha assistito, proprio perché era gelosa. E a un certo punto mostrerà anche degli atteggiamenti molto aggressivi nei confronti della coppia, nei confronti di questi, diciamo, genitori adottivi, e arriverà a fare la ribelle al punto di dire: se non buttate fuori questi bambini io vado a raccontare tutto alla polizia e vi denuncio. A questo punto Futoshi e Junko si cagano e la rinchiudono nella sua stanza, e la rinchiudono, la segregano nella sua stanza, e tra l'altro si divertono a punirla per ogni sciocchezza, la torturano, la picchiano, diverse volte arrivano anche a farla svenire, quindi la tratteranno malissimo perché lei si è permessa di minacciarli. Vedete anche perché la gente non... perché magari non facevano niente nei confronti di Futoshi, perché nel momento in cui nel momento in cui dicevi oh faccio qualcosa, li vado a denunciare, poi quello che ti tornava indietro era molto peggio, e quindi avevano davvero tantissima paura. Comunque arrivano a picchiarla veramente selvaggiamente, per cui questa ragazzina a un certo punto decide di scappare di casa, e riesce a scappare il 30 gennaio del 2002, però Futoshi la rintraccia immediatamente, la riacciuffa e la riporta a casa. Ora, ovviamente le torture che dovrà subire questa ragazzina che ha tentato di fuggire Non le sappiamo, perché qui è stata fatta un'opera di censura rispetto ai dettagli, perché ci sono state delle cose veramente 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 grevi, quindi non sappiamo che cosa ha dovuto subire esattamente questa ragazza, ma considerato quello che hanno saputo fare questi due mostri fino adesso possiamo solo immaginare. Comunque il 6 di marzo, quindi un mesetto dopo, riesce a fuggire di nuovo, e questa volta però comincia a correre diretta alla polizia, cioè non fa altri giri, va dalla polizia dritta e diretta, e riesce finalmente a raggiungere la polizia. A questo punto, quando è lì, lei racconta tutto, è un fiume, racconta tutto ai poliziotti nei dettagli, e chiaramente la polizia immediatamente va a casa di Futoshi e Junko e li arresta. Io mi sono anche fatta una domanda a un certo punto: sono dei criminali assassini, ma sono i suoi criminali assassini? Esatto, ho capito, ma sto Futoshi rimane sempre un uomo, una padella in testa lo uccide. Sì, e poi, cioè, come dire, è Junko qui il problema. Junko, che avrebbe potuto denunciare assai prima e non lo ha fatto e non lo ha mai fatto. Comunque, vedete come una ragazzina appena riesce a rendersi conto un attimino di quello che sta subendo, perché è vero che è stata manipolata per tutto il tempo, è vero che quello era il suo mondo, che quelli erano i suoi punti di riferimento, però un attimo uscendo da quella che è l'infanzia e approcciando un'adolescenza ha un attimo più di consapevolezza, e quindi finalmente riesce a fare quello che tanti adulti non erano riusciti a fare: denunciare questi cazzo di mostri.
Quindi ovviamente vengono immediatamente arrestati e vanno a processo, giustamente. Però c'è una domanda che mi ha lasciata un po' così. Secondo voi, perché, visto che la ragazzina era già fuggita una volta, perché non l'hanno uccisa? Perché l'hanno solo segregata in camera, torturandola, picchiandola fino ad arrivare a farla svenire, ok? Ma non l'hanno mai uccisa, visto che sembrava essere un reale pericolo per loro, visto che appunto poi lo farà, li denuncerà. Secondo me non lo uccidevano perché avevano paura di avere ripercussioni dopo la morte di Luis, davvero, come penso, era invischiato nella mafia e non lo denunciavano per lo stesso motivo, secondo me. Ma il padre di lui che fa? È in coma? Padre di lui non ci è dato sapere, nessuno lo cita. Dici un minimo di affetto, si erano affezionati, sì. Secondo me sì, cioè in qualche modo era diventata una sorta di figura, non proprio figlia, ma una via di mezzo tra una figlia e un amante, e una quasi una dama di compagnia, non so, e probabilmente si erano affezionati. Oppure, esatto, guarda che buga, oppure speravano di farla diventare come loro, anche questo. Però effettivamente c'erano questi altri due bambini e mi son detta, considerato come ragiona Futoshi, nel momento in cui hai già due altri bambini con tutte le buone intenzioni di crescerli bene, presi regolarmente con un patto con la madre, a questo punto della ragazzina più grande la puoi anche scartare perché non ti serve più, perché ormai c'hai figli nuovi. Però magari questi non li potevano stuprare, torturare, e quindi serviva che lei rimanesse perché fosse lei a prendersi tutte le i malus. Comunque, quando vanno a processo, ovviamente, come sempre succede nelle coppie criminali, come sempre succede, cosa diranno? Dai che lo sapete, che tanto ormai lo sapete ogni volta che ci sono due che vengono arrestati per gli stessi omicidi compiuti insieme, quando sono in tribunale dicono, dai che lo sapete, che avete studiato, lei era diventata la loro pallina antistress. È colpa dell'altro, si accusa una vicenda. Esattamente, esattamente. Allora, chiaramente Matsunaga continuerà a dire che lui non ha ucciso nessuno, che gli omicidi li ha sempre compiuti Junko e le altre persone. Effettivamente è vero, perché ha sempre obbligato lui a uccidere, non l'ha mai fatto lui materialmente, quindi lui scarica barile in questo modo. E lei ovviamente, e tra l'altro lui dirà anche che Junko era una pazza gelosa che voleva uccidere tutte le donne che si avvicinavano a lui, e quindi è stata lei a uccidere tutte queste donne perché era gelosa. Perfetto. Mentre Junko confesserà molto candidamente di aver commesso tutti quegli omicidi per mano sua. Futoshi Manson, esatto, per mano sua, ma dirà che era Matsunaga la mente e che la costringeva a compiere questi delitti sotto minaccia di punizioni dolorosissime o anche di essere uccisa lei stessa. Quindi lei dice: io l'ho fatto perché altrimenti avrebbe ucciso me. Comunque, purtroppo la polizia giapponese non riuscì nemmeno a recuperare i resti gettati in mare, e in acqua, in mare, in fiumi vari, eccetera, che avevano gettato questi, perché poi li avevano bolliti, li avevano sciolti, li avevano buttato la sciolta nell'acqua, quindi chiaramente non si trova più niente. E quindi non hanno in realtà nessuna prova materiale rispetto a questi omicidi, e quindi le uniche, diciamo, prove che hanno su cui basare tutto il processo sono le testimonianze dei sopravvissuti, in particolare della figlia di Kumio e degli stessi due. Quindi alla fine riusciamo a ricostruire tutto quanto per la testimonianza di loro, che, come sappiamo, non avendo delle prove materiali, ci potrebbero anche essere state altre vittime che chiaramente non sono state annoverate perché i testimoni non le hanno dette o perché sono sfuggite.
Kumio, la ragazzina, non si prende effettivamente nessuna responsabilità rispetto agli omicidi, perché noi sappiamo che anche lei ha compiuto gli omicidi, costretta chiaramente dalla coppia a partecipare. Lei, grazie a Dio, rimarrà impunita per quanto riguarda gli omicidi. Si prende un'accusa di occultamento di cadavere, che però va a scemare anche questa, quindi vediamo che Kumio se la cava in maniera innocente, e direi anche bene, perché comunque, raga, lei non poteva che essere una vittima di tutto questo, anche se è stata costretta a compiere degli atti atroci. Raga, era una bambina, appena ha potuto ha denunciato, quindi viva figlia di Kumio, che è stata veramente un'eroina in tutta questa storia. Comunque, il 28 settembre del 2005, la corte distrettuale di Fukuoka condannò Matsunaga e Junko a morte per impiccagione, come vi dicevo, accusati appunto di questi 6 omicidi. Perché 6 omicidi e non 7? Perché l'omicidio del padre di Junko, di Takashige Ogata, si chiamava, il padre di Junko, non viene ritenuto omicidio, in quanto, e questa è una cosa assurda, secondo me assurda, però vabbè, tanto se non ho già preso il massimo della pena, però lui non gli viene data giustizia, perché dicono che la sua morte è sopraggiunta in seguito a delle torture e che non era prevista, e che quindi gli è venuto questo infarto misto tra paura e tortura, ma la tortura non era atta a uccidere, è lui che è morto. Sì, esatto, ma vaffanculo, veramente, Blue Prize, esatto, ma vaffanculo, cioè. E quindi vengono accusati solo di 6 omicidi. Il problema è che entrambi ricorrono in appello il 26 settembre del 2007 e viene comunque confermata la sentenza originale di Matsunaga, quindi lui rimane condannato a morte per impiccagione. Invece a Junko alleggeriscono la pena, perché al posto di avere una condanna a morte si becca un ergastolo. E non so in Giappone quanto sia l'ergastolo, se è 30 anni o se è davvero il carcere a vita, non lo so, però lei si prende l'ergastolo. E perché vi viene riconosciuta, diciamo, una manipolazione da parte di lui, e quindi alleggeriscono un pochino la pena. Sì, sì, esatto, ma non pure in appello, esatto, esatto, sì, beh, lei ha fatto bene, perché comunque ci ha risparmiato la vita, però insomma ci vuole del coraggio. E dai, ti stavo torturando e tu muori, eh? E appunto, è colpa sua che è morto mentre veniva torturato, giustamente. No, dai, raga, non si può sentire sta cosa, veramente non si può sentire. E quindi noi abbiamo questo carissimo Futoshi Matsunaga attualmente in carcere, che sta ancora aspettando di essere impiccato. Grazie Usonia, grazie Usonia, grazie mille. Ma solo io penso che la pena di morte non sia una giusta punizione per persone simili? Sì. Ma secondo me una giusta punizione è quella di sapere di essere condannato a morte, ma non quando. Cioè, vivi una vita d'inferno, perché come dicevate prima anche qui, ma lo so che succede così anche nel braccio della morte in America. No, cioè, tu sai di essere condannato a morte, ma non sai la data di esecuzione, te la dicono all'ultimo, cioè. Ah, ok, tra domani ti giustiziamo, oppure tra una settimana ti giustiziamo. E stanno lì anni, anni e anni, stanno lì anche delle intere esistenze, a volte muoiono prima naturalmente di essere giustiziati. Ma piuttosto gli danno un omicidio colposo, no? Ma infatti, cioè, questo padre rimane veramente senza giustizia, poveraccio. Sì, ma raga, una persona come lui è irrecuperabile, o carcere a vita o pena di morte, cosa vuoi rieducare? Magari lo puoi rendere utile alla società in qualche modo, facendolo lavorare, oppure, non lo so, usandolo come cavia per gli psicofarmaci. Io lo userei come cavia per gli psicofarmaci, però vabbè. Io lo farei parlare il più possibile per indagarne la psiche e i metodi di manipolazione, in modo da fare informazioni per riconoscere soggetti e avvertire le vittime. Esatto. Infatti, questi soggetti qua, secondo me, al di là del pena di morte, ok, ma prima di pena di morte,
andrebbero utilizzati per, come dire, la ricchezza che possono dare, perché è vero che a livello umano non possono dare nessuna ricchezza, ma a livello scientifico sì. Cioè, abbiamo visto come Edmund Kemper è stato prezioso per la ricerca criminologica, quindi secondo me anche lui può essere un soggetto, se fosse magari collaborativo, non so bene se è collaborativo o meno, perché di lui non si sa niente, potrebbe però essere utile. Se hai i soldi paghi il silenzio, sono pro condanna di morte, ma comunque sapere la data è peggio, ma non che non si possa scampare. Perché uno dei paradossi della pena di morte è che devi essere sano fisicamente per poter essere ucciso, se no vengono rimandate. Questa cosa non la sapevo. Cioè, devi essere sano per essere ucciso? Questo non lo sapevo, raga, incredibile. Ma forse vale la pena fare una live di approfondimento sulla pena di morte attualmente in atto. Sarebbe interessante. Socio conduttore di uomini e donne, torture sadiche edition. Esatto. Raga, vi ho portato stasera una storia veramente, veramente incredibile, atroce, terrificante e ho cercato di rendervi le cose, diciamo, un pochino più light, perché se avessi dovuto raccontare questa storia con il peso che ha, credo che saremmo distrutti, completamente distrutti.